Benvenuti e benvenuta a Crime House, casi di cronaca nera raccontati da persone autistiche. Ciao, io sono Erika. Ciao, io sono Silvia. Siamo giunte alla seconda puntata sul caso di Melania Herrera. Oggi continueremo dal punto lasciato la settimana scorsa, quindi andatevi a sentire la puntata se non l'avete fatto. E stasera soprattutto abbiamo ancora ospite, cioè abbiamo il nostro primo ospite ufficiale in un episodio. Sì. Esatto. Sono sempre io, vedi che monotonia. È sempre Mattia, se non lo conoscete... Sono tornato. C'è la puntata intervista doppia che è stata condotta da lui. Sì. Che sono preso l'onore di farlo. Esatto, intervistata, condotta, montata, tutto by Tia Production. E stasera è ancora qui con noi. Che tra l'altro sottolineo, ho fatto è il video più visto sul canale YouTube e ha anche fatto crescere gli iscritti. Tra l'altro. Bravissimo, merito tuo. Merito grazie, tuo. Grazie. Allora, volevamo intanto noi no, non mi fai finire. Non posso spammarmi. Sì. Spamma. Ho un canale YouTube dove faccio trailer, si chiama Tia Productions, farò trailer e cortometraggi se volete. E mi sono dimenticato di lasciare il link in descrizione nella puntata di Spreaker. Cavolo, non lo so, andrò a modificarlo più tardi. In ogni caso seguitemi, perché contenuti di qualità, giusto? Tia certo. Production, Tia Production su YouTube. Esatto. Allora, intanto questa volta volevamo fare noi a te una domanda. Okay. Perché noi abbiamo saputo, cioè ci hai detto, che tu il caso Parolisi non lo conoscevi. Assolutamente no. Quindi tu hai sentito... Non fino a ieri sera. Hai conosciuto il caso, esatto, dall'episodio nostro. Quindi ci piacerebbe farti una domanda... molto aperta e generica, cioè da mente vergine che della conoscenza di questo caso, cosa ne pensi finora? Allora, dato ascoltando la puntata, intanto diciamo che mi avete fatto apprezzare questo caso perché voi avete fatto intuire chiaramente come si è svolto, eccetera. Però non avete dato, cioè avete dato le informazioni sufficienti a farmi chiedere come va avanti, come per Death Note, per dire, Death Note è una delle mie serie preferite, e ogni volta che finiva un episodio dico, come va avanti, cosa succede dopo? È successa la stessa cosa, mi avete creato un'emozione pari a quella che mi crea Death Note, sentitevi onorati. È un complimento. Mamma mia, Mattia, sì. Perché ho apprezzato vari dettagli della vostra spiegazione. Eravate accurate, vi passavate la palla molto bene. E quindi voglio sapere di più su questo caso. Mi interessa. Ok. Quindi, andremo avanti. Certo. E quando hai una domanda, puoi farcela. Anzi, farcela proprio. No. Salzare la manina, guarda che bello. Sì, ma interrompi pure. Ah, ok. Erika dovrà solo tenere a mente dove era arrivata. Sento di fare. Lo so che ce la puoi fare, Erika. Contiamo su di te. Allora, okay. Intanto falla tu una breve sintesi su dove eravamo rimasti la puntata scorsa e poi parti con la parte nuova. Allora, l'episodio precedente è stato proprio l'inizio del caso, quindi abbiamo un attimino delineato chi fosse Melania, chi fosse Salvatore, la loro storia. Abbiamo parlato dell'entrata di Salvatore in questo bar cacciatore, sconvolto, impanicato, perché non la riusciva più a trovare, e del suo incontro con le titolari, della chiamata ai carabinieri e dell'effettiva scomparsa di Melania, perché siamo arrivati al punto in cui purtroppo Melania dalla zona giochi non riesce più a farsi trovare, quindi è completamente sparita.
Niente, eravamo arrivati al punto in cui sono state effettuate le prime ricerche. Quindi sono stati avvertiti i carabinieri che sono arrivati sul posto, hanno iniziato a fare le prime domande a Salvatore, che purtroppo per tutti noi collabora molto poco, e da questo momento in poi appunto iniziano le indagini, iniziano le ricerche. Quindi proseguiamo da questo punto circa, no? Si è fatto ad un certo punto tardo pomeriggio e i carabinieri, senza riuscire a trovare Melania, chiedono una mano da parte del Corpo Nazionale Alpino Speleologico, e questi soccorsi arrivano, e arriva nello specifico un personaggio che si chiama Stefano Macciò, che è il volontario dell'unità cinofila ed ha una specializzazione in persone disperse, e si porta presto un cane molecolare. Questo cane molecolare si chiama Pier Giorgio, ragazzi. È vero, è vero. Mitico. Pensavo ci fosse un nome che battesse quello del mio cane, che si chiama Ugo. Beh, se siamo lì, tu. Questo siamo cane lì. Ha 14 anni, è in gergo si chiama cane da sangue, però comunque appunto è un cane fantastico, un cane addestrato a ritrovare le persone ferite, le persone scomparse, segue le tracce, ha questo naso sopraffino, e fondamentalmente gli basta odorare un oggetto appartenuto alla persona scomparsa e parte e va. Addirittura riesce a odorare tracce di 20-30 giorni prima. Quindi immaginiamo che razza di olfatto ha. Però c'è un piccolo problema. Il piccolo problema è che Parolisi e Melania erano stati già in quel posto, no? Parolisi l'aveva detto 15 giorni prima. E quindi un cane che ti annusa le tracce di un mese prima si può confondere tra quelle di 15 giorni fa e quelle di oggi. Questo cane comunque odora un oggetto di Melania e invece di andare nelle zone altalene va verso la strada asfaltata. Arriva a quel famoso monumento di caduti di cui parlavamo e poi da questo punto si confonde. Praticamente invece di andare al Bar Segà inizia a fare gli slalom fra tutti i piccoli sentieri della zona e non si capisce se questo cane sia effettivamente confuso o se Melania, una volta giunta a questo monumento, purtroppo sia salita su un'auto e sia andata via, sia stata caricata o sia salita lei in macchina con qualcuno. Comunque si fa sera. La piccola Vittoria, ricordiamoci, c'era anche lei sul posto, è in attesa di essere presa dalla nonna, però prima che la nonna arrivi viene momentaneamente affidata a un vicino di casa di Parolisi, questo qui si chiama Antonio Torriello, se non sbaglio. E questo Antonio dirà di aver notato una cosa strana, cioè che Vittoria non avesse il suo ciuccio. Ed è strano perché la bambina aveva sempre il suo ciuccio, lo teneva proprio attaccato a una catenella e... Anche questo è un fatto strano perché Melania non si sarebbe mai allontanata da casa senza portare il ciuccio della bambina. Quando un bambino è piccolo ha bisogno delle sue cose, altrimenti potrebbe scoppiare a piangere da un momento all'altro. Si fanno le 21 di sera, di Melania non c'è ancora traccia e Parolisi viene portato negli uffici del nucleo investigativo dei carabinieri per formalizzare la denuncia di scomparsa. E in sede gli fanno tante domande, cioè i carabinieri vorrebbero avere un quadro della giornata e la versione che dà a verbale Salvatore è la seguente. Salvatore sostiene che quella mattina non fosse in servizio, quindi non dovesse lavorare e quindi che aveva passato la mattinata con la moglie e la bambina. Alle 8:30 dice che sono andati all'ospedale per una visita sempre per Vittoria, un fisiatra. Dopodiché dice che sono andati a fare la spesa al supermercato e poi sono tornati a casa per sistemare le cose che avevano comprato. Alle 11:30 dice che sono andati a fare una visita per Melania per un'ernia inguinale e poi dice che sono tornati a casa per il pranzo. Dopo pranzo erano andati appunto al pianoro di San Marco, luogo della scomparsa di Melania, per stare un po' all'aria aperta. E i carabinieri a questo punto chiedono a Parolisi se conoscesse quei luoghi e lui, quando glielo chiedono, dice di sì, quella era una località conosciuta perché comunque c'erano già stati 2 o 3 volte nell'ultimo mese.
dice che c'erano stati anche la domenica prima, cioè il 10 aprile, con la famosa Sonia Viviani, quella l'amica del battesimo. Che avrebbero dovuto incontrare quello stesso pomeriggio, la scomparsa. Esattamente. Sì. E erano stati lì anche con un altro amico che si chiama Riccardo Stanca. E la versione di Parolesi... No, anche l'eventuale scelta del luogo, dell'eventuale sparizione, parliamo sempre per eventuale, la dice lunga su quanto sia stata programmata tutta questa scena. Sì. Perché appunto la scelta di un luogo che hai frequentato già ultimamente parecchie, un bel po' di volte, quindi è ovvio che ci possano essere tue tracce, quindi come dire, è ovvio che potranno stabilire, perché qualche mia traccia magari la trovano, esatto. che io ero lì, evito dove c'è la baita, dove c'è il... la telecamera, e questo è una parte del piano. Comunque le tracce di Melania lì ci sono, perché c'erano già da prima, esatto. Quindi anche il cane molecolare, io non so se lui poi alla fine avesse tutta sta furbizia per aver... Stiamo dicendo che può essere, non abbiamo la certezza, che il cane molecolare stesse seguendo le tracce di Melania del giorno della scomparsa o di 15 giorni prima, quando erano andate con gli amici, che non è detto che in quell'occasione lì lei invece la strada fino al monumento magari l'aveva anche fatta, come hai detto tu, potevano essere tracce di anche qualche giorno prima della scomparsa. Esatto. Settimane prima della scomparsa, quindi diciamo che questi due scenari... Cioè, il posto non è stato scelto a caso. No, decisamente. Quello era un posto frequentato da loro, quindi sì. Comunque, Parolesi poi appunto conclude il racconto come lo sappiamo. Cioè, dirà che Melania ad un certo punto avesse bisogno di usare il bagno, ma che non volesse usare quelli pubblici, quelli chimici, perché quelli del bar erano più puliti, che si fosse allontanata e da lì, puff, sparita. Addirittura ci sono dei video che questo Riccardo Stanca ha fatto quel giorno in cui sono stati tutti insieme, sempre al pianoro, e si vede sto video in cui c'è Parolesi che gioca con la bambina, la spinge sull'altalena, eccetera. Quindi loro lì ci sono stati. Come era vestito? Anche Sonia, chiaramente, viene... Come era vestito in quel video? Era vestito video nello lì. Stesso. Sì, era vestito esattamente nello stesso. Perché era una giornata più calda, a detta dei testimoni. Quindi sì. Era primavera, quindi comunque quel weekend magari capitano le giornate in cui c'è poi di un pianoro, un po' in alto, magari c'è il sole, stai giocando, ti stai muovendo e quindi ti svesti. Come sempre in primavera può accadere che magari la settimana dopo piove, fa freddo, si abbassano le temperature, eccetera. Per cui... Però, appunto, il giorno che faceva freddo, proprio quel giorno lì, era vestito come sì. la settimana, no, due settimane, quant'era prima. Sì, e anche qua. Allora, c'è anche Sonia che viene interrogata. E lei rivelerà che appunto sia Melania che Parolesi conoscessero benissimo quella scorciatoia, perché appunto la domenica prima l'avevano fatta insieme a piedi. Però nonostante questo, Salvatore continua a sostenere che quella scorciatoia non la conoscesse e prosegue con la sua convinzione che Melania abbia preso la strada asfaltata, e da qui non si smuove. Addirittura poi, piccolo spoiler così, a maggio lui poi partecipa anche a Quarto Grado e lì racconterà che lui e Melania amavano fare delle scampagnate in primavera e che c'erano stati poco tempo prima al monumento a fare un picnic. Quindi, chiaro che poi magari anche il cane va al monumento, no? Comunque... Sì, a questo punto ciò che dice Parolesi... Sì, oddio. Però è una cosa credibile, legata poi al fatto che allora ha senso che lì c'erano le sue tracce.
anche di Esatto. lei. Sì. E i carabinieri continuano a far domande a Parolisi perché ci sono sempre un sacco di dubbi sulla questione, non ci si sbroglia, e gli viene chiesto di essere un attimino più preciso sull'abbigliamento di Melania e su cosa portasse con sé, gioielli, soldi, borsa, qualsiasi cosa. E lui anche qui non è esattamente precisissimo, dice che Melania avesse una collana d'oro bianco, ma che non avesse con sé né borsa, né soldi, né portamonete, né niente. Anche questo è uno di quei fatti molto strani, perché una donna non esce Vai, senza vai al borsa. bar senza borsellino, cioè. Esatto. E poi comunque Melania fumava. E una fumatrice o un fumatore sa perfettamente che non se ne va fuori senza le sigarette. Quindi senza la borsa, con le sue cose dentro, è un po' strano. Quindi sì. Il comportamento di Melania risulta sempre più assurdo, no? Non ha portato il cambio della bambina, non ha portato il Tanto cuccio. più che lui racconta che gli aveva anche chiesto di prendergli un caffè, di prendergli un Esatto. caffè al bar, quindi che lei non abbia il portafoglio già, cioè come, gli chiedi di andare a prendere un caffè e se non hai il portafoglio come fai? Esatto. Infatti non torna più niente. Come l'avrebbe preso sto caffè se lei non aveva soldi con sé, non aveva borsa? Perché I dettagli, a... Erika, i dettagli, Parolisi, non hai pensato ai dettagli. Cioè, ci Gli aveva spiace. pensato tanto, in verità, perché appunto è tutto frutto di una programmazione a tratti molto sommaria, ma comunque di sicuro di una premeditazione. Sì, diciamo che ha No, faticato non necessariamente, nel senso che poteva averlo poi pensatoci tutto dopo aver commesso l'atto criminoso, ma non, cioè, unire tutti i punti secondo la sua logica, ma non mi aspetto una cosa del genere da Parolisi. Secondo me per forza ci deve essere stato premeditazione, perché non sarebbe stato in grado, a mio parere, di farlo in un lasso di tempo così. Però invece magari sì, ed è per questo che che fa acqua da tutte le parti, no? Sì, alcuni punti fanno pensare che ci abbia pensato prima, altri no, perché su alcune cose è scivolato malissimo, effettivamente, quindi chi lo sa. Comunque, a questo punto i carabinieri suppongono che Melania sia uscita di casa dimenticandosi borsa, soldi, sigarette, perché magari avevano litigato e quindi era in uno stato emotivo alterato. E quindi gli chiedono a Salvatore: ma come stavate voi, no? Avevate litigato quel giorno, che cosa è successo? E sul rapporto con Melania, Salvatore dice che andavano perfettamente d'accordo, che non ci fosse in corso l'ombra di un litigio. Aspetta, E dice: sì. scusa, ti interrompo. Mattia, volevi dire qualcosa? Chiedere Sì, ma ci ho qualcosa? Vabbè, riflettuto e non so se fosse la cosa migliore da dire. Cosa? ormai la Non so, devi volevo dire. dire che voi avete fatto evidente il fatto che Parolisi si parasse il culo dicendo che era stato un militare. Sì. Vi era venuto proprio passato così di mente, ma in realtà non è, potrebbe tranquillamente non essere vero, che lui scivolava su certe cose e poi non gli interessava perché pensava di essere al sicuro in qualche modo nella sua mente. Assolutamente sì. Questo è uno dei punti, secondo me, che a me personalmente fanno un po' più arrabbiare di questo caso, perché questo caso, secondo me, poteva Infatti. essere risolto molto prima e c'è stato messo un po' di tempo, secondo me è un mio azzardo così, però il fatto che comunque lui fosse un militare che continuasse a dirlo, forse hanno cercato un po' da tutte le parti. Ha influito un pochino. Sì, dai. Dai, lui lo ripeteva sempre: io sono un militare, io qui, io là, e probabilmente un minimo di solidarietà, diciamo, tra forze di un Poi, certo tipo c'è stata. No? chi è il primo amico che ha Sì, chiamato? però Un altro se poliziotto. problema Cioè, è che se poliziotto penitenziario, quindi quando che non c'entrava. serve. Dillo, di Mattia. Il problema è che esattamente quando ti dicono che il tuo corpo militare faceva le marce esattamente dove tu dici di non essere stato, poi lì la roba del militare viene in inutilità.
Esatto, era un topografo, cioè letteralmente. Anche, tra l'altro. Quindi era No, ma poi. abituato a guardarsi attorno, a studiare l'ambiente che va intorno, a orientarsi, a Però cogliere i guarda dettagli, gli caso. elementi, eccetera. Le tracce, cioè. Esattamente. Sono No, d'accordissimo. ma hai detto una cosa intelligente, perché effettivamente secondo me questo è un punto fondamentale di questo caso. Nel senso, a un certo punto hanno iniziato ad indagare tutti, ci hanno guardato, poi lo racconterò, però davvero hanno interrogato chiunque. E non si sono concentrati sull'unico Sì. che avrebbero dovuto. Quindi, insomma, vabbè, comunque Torno al mio stavamo. posto. Sì, adesso devo fare un attimino la concentrazione per ricordarmi dov'ero. Poi non ti spoileriamo niente, ma quando ci sarà alla fine parleremo della sentenza. Ritorneremo sul discorso. Sì. Comunque. Appunto, lui anche qui fa uno scivolone, Silvia, sarai d'accordo, poi col senno di poi tu stai. Lui dice che non c'erano assolutamente problemi tra loro, che non Sì, c'era sì, in sì, sì. corso l'ombra di litigio e dice testualmente che al di là di alcune discussioni che avvengono in ogni coppia, no? Non c'era alcun motivo di contrasto tra loro e che anche con le rispettive famiglie i rapporti fossero ottimi, che non avevano cattivi rapporti con nessuno, né ad Ascoli, né a Somma Vesuviana, né a Frattamaggiore, da nessuna parte, andavano tutti d'amore e d'accordo. Quindi, vabbè, loro non possono far altro che crederci, quindi Salvatore firma, torna a casa, e a casa ad aspettarlo, ricordiamoci che siamo sempre al primo giorno di scomparsa di Melania, tutto avvenuto lo stesso giorno, a casa ci sono i suoceri e il fratello di Melania, Michele e Rea. E a questo punto si sono fatte le 3 del mattino. Gennaro Rea, il papà di Melania, si accorge che appena Parolisi esce dall'auto, apre il bagagliaio e tira fuori un trolley. Ora, cosa ci fosse in quel trolley e perché la prima cosa che fa Salvatore appena torna a casa, nessuno lo saprà mai. Questo lo posso spoilerare perché tanto non ci sono altre domande da porsi più avanti, perché nessuno lo troverà mai più. Quel trolley non lo sapremo mai, mai. E Vittoria Garofalo, la mamma di Melania, intanto si occupa della bambina e sono lì, sono concitati, no? Sono stanchi, però c'è tensione e tutti vogliono fare qualcosa, vogliono sapere, si domandano e iniziano a pensarle tutte, che per esempio Melania fosse scappata per qualche giorno con qualcuno, non so, che avesse trovato qualcuno, che avesse un amante e si fosse allontanata. Si guardano intorno cercando di capire se mancasse qualcosa in casa. Non sanno cosa credere. Ad un certo punto si valuta una possibile depressione anche di Melania, che quindi non fosse andata perché stava male. Però poi c'è un punto che mette tutti d'accordo in famiglia, e cioè che Melania, nonostante avesse potuto avere un altro uomo, possibilmente, o stesse male, se c'era una cosa che non avrebbe mai fatto, sarebbe stata abbandonare la sua bambina, cioè andarsene senza Vittoria. E Esatto. quindi. Esatto, e quindi tutti escludono che Melania si sia allontanata volontariamente, per qualsiasi ragione, perché non avrebbe mai e poi mai lasciato Vittoria. Quindi. Lei, ricordiamo, si occupava della bambina e della gestione della casa e dei pasti e della spesa, insomma, c'era la casalinga La bambina era con la la sua vita. bambina, sì, cioè, certo. Però Parolisi invece era questa vita militare molto, che poi Molto era più. più festaiola, perché comunque non hai anche pensato al fattore che già nella caserma il vero uomo, adesso sto parlando un po' per stereotipi, però non credo di andare troppo lontano. Sì. Cioè, tra loro militari, il fatto di essere, cioè, parlo di militari maschi, il fatto di essere addestratore della prima caserma femminile era comunque probabilmente motivo di eccitazione, esaltazione, ma cioè, non parlo di eccitazione
sessuale o solo sessuale, ovviamente, ma di appunto molto festaiola, perché poi si facevano feste, loro erano allievi lì, quindi non era ancora proprio l'addestramento. Sì. E lui Quindi comunque era. anche persone, ragazze giovani comunque all'addestramento, quindi appena arruolate, neofite, e si facevano le feste pure, perché poi qualcosa è uscito dalle robe della caserma, ma Sì. probabilmente la maggior parte non ce l'hanno, non sono state rese pubbliche. No, però era un ambientino, diciamo, dai. Volevi dire qualcosa, Mattia? Ma no, io sto ascoltando intensamente. Ok, non mi Ok. sembrava di aver sentito la tua voce. Bene, comunque siamo la famiglia, no? Sono tutti lì che si chiedono che cosa può essere successo. La cosa che stupisce è che comunque in un primo momento nessuno sospetta tanto il dottore, cioè si pensa a delle spiegazioni alternative. E in questo frangente Vittoria, la mamma di Melania, dice di aver sentito la figlia la mattina prima, cioè il giorno della scomparsa, perché ormai siamo alle 3 del mattino, quindi siamo sforati nel giorno dopo. C'è Melania che possiede due telefoni con due SIM WID. Uno lo usa col marito e con le sue amiche, e l'altro lo usa soltanto con la sua mamma. Quel giorno, alle 13:34, la mamma l'aveva chiamata, però Melania era in bagno. Di conseguenza aveva risposto Salvatore, aveva fatto un saluto alla suocera, e poi aveva passato il cellulare a Melania, che era appena uscita dal bagno. Le due, la mamma e Melania, quel giorno hanno parlato per 9 minuti, hanno parlato della bambina, hanno parlato delle visite mediche che avevano fatto. Poi Melania disse alla mamma che per pranzo ha fatto due piadine, quindi hanno una conversazione di quelle normalissime che si ha con la propria mamma quando vivi per conto tuo, che si era bevuto un bicchiere di latte e che più tardi, dice, sarebbero usciti a Colle San Marco per far prendere un po' di sole a Vittoria. Però le Quindi era già diciamo. programmato, la mamma è testimone, vedi, sto passaggio qua. Sì, Sì, dovevano andare. E magari l'ha proposto lui, eh. sì. Questo non è venuto fuori. Se la No, questo. decisione di andare a Colle San Marco l'aveva magari presa lui, l'aveva proposto a lei, mi viene da pensare di sì. Sì, Nell'ottica della programmazione, della premeditazione, mi viene da pensare di sì, che magari lui ha detto: ah, dai, andiamo, figurati lei, di fare un'uscita con la bambina, cioè, in una giornata, stare un po' all'aperto, come dire, non mi sembrava la tipa da dire di no, ma che poteva accettare la proposta come. certo, un giro in famiglia, sicuramente le faceva piacere. Sì, E poi non è comunque. che la madre non l'ha sentita che era giù. No, no, era tranquilla, infatti. Poi, tra l'altro, le dice: guarda, noi alle 4 dobbiamo, cioè non ci possiamo stare tanto lì al pianoro perché alle 4 dobbiamo andare a una festa di battesimo e abbiamo anche già comprato il regalo. Quindi lei aveva la giornata programmata fondamentalmente. E questa telefonata si conclude alle 13:43, quindi questi 9 minuti. I suoceri e il fratello fanno un sacco di domande a Salvatore, no? Questa notte. Però lui a un certo punto diventa un disco rotto, cioè ripete sempre del caffè, dell'altalena, del bagno, dice le stesse cose. E niente, è strano e a nessuno torna che cosa sia successo. Fatto sta che ad un certo punto Salvatore si stufa di parlare con tutti, li lascia in camera, nella camera matrimoniale, e se ne va a dormire sul divano. E il martedì dopo lui si sveglia molto più calmo rispetto al giorno prima. Cioè, da qui in poi. Se abbiamo visto un Salvatore estremamente impanicato, estremamente agitato, no, nei primi momenti di sparizione di Melania, più passa il tempo, più passano le ore, più passano i giorni e più lui si tranquillizza. Ed è un comportamento stranissimo, perché quando ti sparisce una persona, più passa il tempo e più stai male, più ti Certo. preoccupi, non il contrario. Invece lui diventa sempre più sicuro di sé, sempre più deciso. E tra l'altro inizia poi a fare anche un sacco di ospitate TV, quindi proprio se la gode.
tra le cose belle, tra virgolette, molte virgolette, c'è anche che smette di partecipare alle ricerche e non proverà mai più a chiamare Melania. Quindi tutti si stanno svenando per cercarla, per vedere se la trovano, e lui ci va, sì, ci va, fa finta di stare lì, fa presente e poi se ne torna tutte le volte. Tra l'altro lui in questo periodo continuava a frequentare la caserma. Sì, certo, chiaramente. E infatti, anche se non è ancora sospettato, comunque sa che quando sparisce una donna, generalmente il primo che è tenuto d'occhio è il compagno, anche certo. Se comunque dice Mattia, vero, lui è un militare, quindi si sentiva un attimino più parato. Comunque si comporta bene, fondamentalmente. Diciamo, no? Quindi che sa di avere, di avere il telefono sotto controllo, cioè lo sa. Vai, Mattia, dici. Sentendovi dire queste cose, mi viene in mente che sta assumendo lo stesso comportamento di certi criminali spudoratissimi di cui ho anche sentito parlare, perché lui inizia a fregarsene, come mi state facendo capire, nel senso va in TV, non gli interessa più trovare sua moglie, perché sa che è intoccabile in questo momento, nel senso lui è la vittima, tra virgolette, anche lui è parte di... della cioè anche lui è vittima in questo caso, certo. Quindi si sente talmente al sicuro che se ne frega, come se avesse avuto dei master plan per non farsi scoprire, ma in realtà è molto evidente che sia lui il colpevole, ma comunque non gli interessa. E questo, cioè, o denota che è stupido o è molto presuntuoso e si crede, sì, una divinità. Sì. Esatto, un bel narcisistino, un narcisistone anche lui. Secondo me non è un narcisista, cioè il suo caso è più, lo vedo più istrionico che narcisista, perché lui si è messo proprio a piangere sì. Dentro il bar, no? Ha fatto tutte quelle scenate da povero... Sì. Sono d'accordo, ma comunque un basso grado di empatia, quello che può essere comune a tutte quelle patologie o disturbi, meglio detti, disturbi che riguardano una bassa empatia affettiva. Sì, e lo vedo più da drammone, no? Da recitazione. Sì, ha sceneggiato, adesso lo so, dico una cosa alla napoletana detta malissimo. Ha sempre più collegamenti a Death Note, vedo qua comunque. Beh, complimenti, avete scelto il caso perfetto. Non ho capito, scusa. Sempre più collegamenti a Death Note, dico. Sì, beh, oddio. Cioè, qui non si parla di menti sopraffine, però no, no, infatti, no, quello che evidenziamo prima, lui crede di essere una mente sopraffina, esatto, ma non lo è. Esatto. Cioè, qui si fa molto prima a scoprire. Io, essendo molto un grande ammiratore di queste menti sopraffine che pianificano tutto dalla prima all'ultima azione, mi sento offeso, è un attacco personale. Sì, diciamo che non si può esattamente fare il paragone con Light nel suo caso, no, perché... assolutamente no. Ecco, il suo QI forse è un po', no, vabbè, non voglio, forse... voglio scendere in delle brutalità del genere, però comunque non è furbo, dai, non è furbo, no. Comunque, e quante citazioni posso fare da oggi, guarda, figata, bene, continua pure. Comunque, dicevamo, lui si comporta abbastanza bene, nel senso che c'ha questo telefono, usa questo telefono, e questo telefono è tenuto sotto controllo. Lui lo sa, secondo me, e sì, lo usa normalmente. Però c'è un momento che fa insospettire. E c'è, controllando tramite il cellulare, c'è una giornata in cui c'è un buco temporale. Cioè, alle 7, Salvatore viene visto uscire da casa con questo cellulare spento per andare non si sa dove. Alle 9.18, 9.20 è al pianoro di San Marco, però non è, come abbiamo detto, tanto interessato alle ricerche in corso, quindi va al bar a ridare una felpa a una tipa che gli aveva prestato la sera prima, si scusa per non essere riuscito a lavarla e esce, e mezz'oretta dopo, alle 9.47, 9.50, lascia il pianoro dicendo che deve andare alla caserma per sbrigare delle questioni. Però
dalle 9.47 lui arriva alle 11.21 e a questo punto viene anche visto prendere un telefono differente da quello che usava di solito. Ta-dam! E qui spunta il telefonino, il telefonino segreto. Aspetta che faccio partire un tuono. E da lì questo... si apre un altro cinema. Mattia, c'è un plot a questo punto. E ti ricordo, Erika, che mancano 10 minuti. Ok, sì. Per quel che possiamo. Chiama una donna con questo telefono. E la donna in questione si chiama Ludovica. Allora, la telefonata tra i due è molto molto tesa. Questa Ludovica, che dopo introdurrò, è completamente indifferente rispetto alla scomparsa di Melania, perché lui glielo dice, però rinfaccia Salvatore di aver trovato un altro modo per sfuggire ai suoi genitori, ai genitori di Ludovica. Salvatore, a questo punto, in questa telefonata, incolpa Melania e la sua scomparsa e dice che lei si è allontanata di proposito per fargli un dispetto e per rovinargli le vacanze. Perché, gli dice sempre a questa Ludovica, perché teoricamente avrebbe saputo che Salvatore voleva il divorzio. Poi questa è una cavolata, perché non è vero, però lui la racconta a questa Ludovica e dice anche di aver litigato con Melania perché spesso lo vedeva uscire a correre nei momenti più disparati e che lo rinfacciasse a Salvatore di essere assente. Insomma, avevano litigato per un po' di questioni e ad un certo punto in questa telefonata, dove questa Ludovica è nera, è arrabbiatissima, le chiede di cancellare i messaggi che si sono inviati su Messenger per non inguaiarlo con i carabinieri. Ed è così, e lui, e qui vediamo la grandissima mente criminale Salvatore, che gli inquirenti, ascoltando questa telefonata, scoprono che Salvatore avesse un amante e che si fosse inviato bordello di messaggi, 4.012 mi sembra, messaggi telefonici, 5.395 chiamate e migliaia di messaggi su Messenger da un profilo fake con cui comunicava con questa Ludovica, Ludovica Perrone per essere precisi il cognome. Ora, scusatemi, lui ma... usava il nickname ovviamente su, con, per... In queste chat lui non usava il suo vero nome, ma si chiamava Vecio Alpino. Vecio Alpino, tra l'altro, campano, quindi per sviare. Vecio Alpino, magari pensano che sono del nord-est, cioè... Sono, no, ma sono, poi... Sì, poi quello che scopriranno successivamente, sempre a proposito, anche lì poi vedremo che su altre piattaforme, su altri siti, non era così volpe. No, ma poi, cioè, tu che usava il suo nome, cioè, la sua, forse un nickname, ma la sua foto, la sua faccia vera. Sì, ma tra l'altro, a parte tutto, che sì, sono proprio cose da furbissimo, ma la cosa che mi stupisce è tu parli con una donna al cellulare e le dici di cancellare i messaggi, come se bastasse innanzitutto di nomini, e già lì sei poco furbo, perché per telefono non nomini i messaggi, perché se qualcuno ti ascolta, scusami, ma ci metto un attimo a capire che ci sono, che esistono, quindi non li nominare. Perché mi sa che quella telefonata lui l'ha fatta da una cabina, però no, no, dal secondo cellulare. Sì, sì, infatti loro hanno... Cioè, hanno rintracciato tutta questa storia proprio perché è stato visto sto telefono, hanno capito che ne aveva un altro, l'hanno rintracciato, hanno ascoltato la chiamata e hanno sentito che lui diceva a lei: ma tu devi cancellare tutti i messaggi. Cioè, come se poi bastasse cancellare i messaggi da Messenger per farli sparire, infatti, dalla faccia della terra. capisci Mattia che molto volpe non è. No, infatti. Lui è lui che ha rivelato l'esistenza di questi messaggi, furbissimo. Vabbè, come si sono conosciuti questi due comunque? Cosa c'entra questa Ludovica e chi è? La storia tra Salvatore... Come? Lo dico, visto che mancano probabilmente
5 minuti? minuti, sì. Sarebbe meglio salvarselo per la prossima puntata, così è anche il collegamento e la copertina per il video di YouTube. Ok, allora sì, fermiamo. Prossima puntata iniziamo con Ludovico, il capitolo Ludovica. Però Mattia ti vogliamo anche nella prossima a questo punto. Assolutamente eh? Sì. Sì, okay. Sono, cioè, non si può perdere questa è l'anteprimissima proprio. Non solo sei in prima fila, ma puoi anche intervenire, cioè. Certo. Questo beh, a teatro se sei in prima fila puoi parlare e urlare a chi sta sul palco. Non ci urlare tu. No, infatti, no, no. Ma infatti non urli. La tua fortuna. Ok, va bene. Allora, per l'outro, questa è una parola che aspetta, mi ha commenti a caldo, dai, dite qualcosa. Ah, no, tu commenti a caldo. Gli ultimi 5 minuti. Beh, Erika ha parlato fino adesso. No, no, ma io. Allora, io sono intervenuta mentre tu ci dai il feedback finale. Dai, sì. Guarda, io speravo che questo qua non se la scillasse così tanto, diciamo così. Scusa, cioè, traduci. Aveva mille modi per aggiustare i suoi falli e non farsi scoprire. Si è fatto sgamare da solo. Ha iniziato a non fregare, cioè, proprio ha fallito in tutto, quest'uomo. Sì. Pensavo, lo rispettavo di più un prima per... No, ma peggiorerà. Peggiorerà, sì, peggiorerà la situazione, quindi questo proprio è certo. Perfetto. Sì, ne combinerà di ogni tipo, sempre cose più stupide, quindi. Sì. Bene. Tutto il rispetto che nutro per Parolisi. Che tutti noi nutriamo per lui. E... Bene, stasera abbiamo finito prima. Sì, seguiteci perché non l'abbiamo detto prima. Vai tu, Silvia. Fai... No, a questo punto lo dice Mattia, che è la nostra voce promozionale. Parto subito. Vai. Allora, sicuramente seguite il canale YouTube di Crime Out, gestito da me. Sono io che pubblico tutti gli episodi. Tra l'altro, stanno uscendo gli episodi del caso di. Gypsy Rose DD, quindi se non li avete ancora ascoltati potete recuperarveli, è già uscita la prima parte, usciranno le altre nei prossimi giorni, e poi ovviamente guardate l'intervista doppia perché è molto molto bella. Seguiteci su tutti i nostri social, trovate il Linktree che abbiamo creato da poco in descrizione, in cui trovate Spotify, adesso anche TikTok perché l'abbiamo creato in questo momento. Ma l'hai già creato? Sì. Mentre parlavamo, vabbè, sei un grande. E stavo anche lavorando a cose che non posso dire. E intanto ascolti la storia, esatto. Quanto sei multitasking. Ma davvero. Ma va bene così, Mi raccomando, seguite anche me, Pia Productions, sia su Instagram che su YouTube, e... Adesso andiamo a decidere la data per la prossima per la prossima il prossimo contatto qua. Sì. Ok. Intanto salutiamo e outro. Ringraziamo tutti. Grazie, tutti grazie voi a che voi. Ci avete ascoltato finora, e ringrazio te Erika per il tempo insieme, ringrazio te Mattia per il tuo multitasking e la tua presenza fresca. Sempre pronto. E saluto tutti, buonanotte. Ciao Mattia, ciao Silvia e alla prossima. Ciao.